Se vinco lo stage mi pagano, mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Cuoco stellato, caduto in disgrazia per il suo temperamento collerico, Arturo, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali, tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. Tra questi spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger con un talento innato per l'alta cucina. Dopo Emma sono io, Francesco Falaschi torna a parlare di neurodiversità in un film che procede lungo binari di prevedibilità estrema. La sceneggiatura è calcolata al millimetro, senza nemmeno una sorpresa o una svolta inaspettata. Il lavoro d'attore di Luigi Fedele è invece la vera forza del film e trovo la sua sponda migliore in Alessandro Haber, che ha il piccolo ruolo dolente di Celso, maestro di cucina di tutta una generazione. Per cogliere ancora di più degli elementi del film che ci ha offerto. È chiaro che è un film delizioso, almeno io nel mio piccolo non sono per niente un critico cinematografico né presumo più di tanto, però l'ho trovato estremamente gradevole nella sua semplicità, molto bello, carico di contenuti e si colloca bene nel percorso che stiamo vivendo, che è questo percorso di riflessione sul tema della fragilità. In questo film ci sono storie di fragilità che sono evidenti e soprattutto c'è, io credo, questa forte amicizia che nel tempo cresce e che diventa il trampolino di lancio per riorientare, per reindirizzare la propria vita e nel superamento di almeno parziale, o perlomeno questo mi è parso di cogliere, della fragilità che sembra per altri versi fortemente condizionare in negativo la vita di questi personaggi. Ecco, però do la parola a Francesco, verso il quale dobbiamo essere grati non solo per il film, ma perché si è sobbarcato di una fatica non indifferente per essere qui stamattina con noi. Io mi scuso con lui perché l'ho quasi come dire abbinato, marcato stretto, e quindi gli sono profondamente grato insieme con tutti voi. E devo anche dirvi un'altra cosa, che è un professore è un professore di italiano e storia, quindi siamo in compagnia di un altro insegnante, ma non c'è niente da fare, abbiamo il sesto senso per individuare le persone giuste. Grazie Francesco, a te la parola. Grazie a voi, grazie Torino, grazie Rita, e direi che per me non è stato per niente un sacrificio venire, anzi, perché è un film che ha avuto sì un suo pubblico, una sua uscita abbastanza dignitosa, però sapevamo sin dall'inizio che è un tipo di film da difendere, da portare in giro anche con la presenza appunto mia, siamo andati spesso in giro anche con gli attori eccetera, perché è sì una commedia, però una commedia abbastanza particolare, non è una commedia a formula come se ne vedono tante, senza nulla togliere agli altri, che però insomma sono sempre un po' su degli argomenti sentimentali, un po' su ambienti sempre molto eterei, sembra che al cinema ci si voglia un po' dimenticare della vita, dei problemi veri, delle persone che lavorano, le persone in difficoltà, e andare sempre su sentimenti, corna contro corna, diciamo un po' polemici. Però insomma, quindi ha bisogno di questo sostegno, e poi è un film di incontri, quindi è stato un film di incontri sin dalla trama, che come avete visto, non sto a ripeterlo, parla di questo incontro straordinario, no? Come spesso succede nelle commedie, no? Un incontro che doveva essere un impiastro, una noia, un qualcosa, un impedimento, diventa invece importante, apre la prospettiva a due, forse tre persone. E, però è un film di incontri anche perché è stato concepito proprio incontrando le situazioni reali di chi fa lavoro con ragazzi dello spettro autistico, coinvolgendo le materie, le abilità della cucina, no? Quindi è doppiamente un film di incontri, è anche un film di incontri nel senso che io la vera sensazione
la vera, scusate, più che sensazione, consapevolezza di quello che abbiamo fatto l'ho trovata negli incontri che ho fatto in giro, appunto molti a Roma, in Toscana, ma anche all'estero, e a Napoli è già il secondo ed è molto positivo. Quindi è una scena, è un film di incontri, fuori dal film e dentro il film, e penso che una scena particolarmente significativa sia quella che si svolge al cimitero, perché lì, ecco, mi è stato chiesto da una rivista che si chiama L'Internazionale di mandare un commento sul film, una scena significativa, io mandai quella, un po' perché era la lunghezza richiesta, ma anche e soprattutto perché era emblematica del film. È il momento in cui Arturo diventa consapevole che questo ragazzo non è più uno da assistere, non è uno seppur simpatico con cui deve passare del tempo per forza, ma è forse la persona a cui in quel momento può confidare qualcosa di profondo di sé e può diciamo stabilire un contatto e una vicinanza intima, insomma, di, proprio sulla propria biografia, cioè diciamo è la persona a cui può dire quanto si sente anche fragile, appunto. E penso che una delle più belle definizioni dell'amicizia è questa, cioè siamo amici di qualcuno quando siamo in grado e se desideriamo e siamo in grado di comunicare a questa persona proprio la parte più fragile di se stessi, non la parte spavalda, la parte esteriore, la vanteria o insomma la chiacchiera. E quindi quella secondo me è una scena, e loro l'hanno recitata molto bene, perché sono dal film viene fuori generalmente l'interpretazione di Luigi, del ragazzo, no? Perché ha fatto un lavoro straordinario, però non va sottovalutata, assolutamente sottovalutata, la funzione di Vinicio Marchioni, che non solo ha interpretato bene il suo personaggio, ma ha dato spazio proprio all'altro e ha interagito in una maniera molto, molto giusta, molto equilibrata, molto equilibrata. E penso che Luigi Fedele, da parte sua, abbia affrontato questo personaggio in una maniera giusta. Io l'ho conosciuto che era reduce da questo film, si chiama molto piacevole, intelligente, si chiama Piuma, che era stato anche in concorso a Venezia, insomma un film di cui si era parlato, in cui faceva il protagonista ed era un ragazzino romano, scafato, un po' molto irresponsabile, molto pasticcione, che però inteneriva un po' tutti, insomma. E l'immagine che aveva Luigi Fedele da questo film era di essere simile a quel personaggio, perché generalmente ragazzi di 17, 18, 19 anni che interpretano un personaggio bene quasi sempre sono un po', fanno un po' se stessi. In realtà Luigi è un vero intellettuale, un vero studioso e un vero attore, nel senso che ogni cosa che fa è diversa, cioè lui racconta un personaggio, se chiaramente capisce, ama il personaggio, e sin dall'inizio il problema di Luigi è stato straordinario, perché aveva già preparato un certo modo, un certo tipo di sguardo, un certo tipo di movimenti, eccetera. Ed è stato bravissimo, perché ha colto poi tutte le opportunità che gli sono state date. Abbiamo fatto vedere ovviamente dei film che trattavano l'aspetto autistico, come il documentario vincitore di un Oscar, si chiama Life Animated, dove c'è una persona reale, un ragazzo che tramite addirittura il sistema narrativo dei cartoni della Disney impara a comunicare, insomma è un film bellissimo, e altri film, lui ha visto questi. Poi soprattutto abbiamo frequentato per circa un mese questa associazione Notiqual di Roma, che ha questi ragazzi dello spettro autistico, i cosiddetti Asperger, perché ora sulla denominazione Asperger c'è tutta una recentissima polemica, e frequentando loro Luigi ha prima, diciamo, individuato e quindi saputo imitare una serie di cose esteriori, il modo
di guardare o non guardare, il modo di usare gesti, la prosodia del parlare, l'intonazione, il modo di camminare, di vestire, di, anche di comportarsi in cucina, e nelle attività pratiche, però poi facendo amicizia veramente con questi ragazzi, in particolare con un paio di loro, ha capito proprio che al di là della vicinanza alla cosiddetta normalità avevano una fatica di vivere importante, insomma, che segnava proprio le loro giornate, il loro essere nel mondo, insomma, e quando ha capito quella ha fatto ancora meglio, ecco, insomma. No, su questo fatto di Asperger, che è lo studioso, aveva classificato questo, diciamo, questa parte dello spettro autistico, è venuto fuori che una forte collusione con il regime nazista, insomma, cose molto pesanti, che sono notizie, insomma, degli ultimi mesi, dopo era uscito il film, e quindi ora c'è un'attenzione particolare al termine e molti cominciano a rifiutarlo. In realtà si dice disturbo o condizione spettro autistico a basso bisogno di supporto, diventa retorico troppo politicamente corretto, insomma, lo volevo dire perché è un dibattito. Io mi sono trovato a San Francisco, una signora che alzava la mano e mi ha un po' bacchettato, dico sì, però io il film l'ho finito, è uscito ad aprile, non sapevo, quindi vabbè, insomma, questa è una parentesi, non so quanto interessi, però è una notizia fresca. Niente, ho risposto così anche troppo. Dicevo, prima mi raccontava Francesco, questo insegnante di italiano e storia, in una scuola serale, questo già la dice lunga, ma è anche docente presso diverse scuole del cinema, tra l'altro ha fatto pure corsi a San Francisco, proprio piccolino, però poi altre cose pure comunque in giro, per cui mi raccontava di qualcuno che non frequentava qui in Italia il corso, per uscire da un provincialismo, andava là e si ritrovava Francesco Falaschi lo stesso, va bene. E, però tocca a voi ora, cioè, se abbiamo Francesco, facciamogli tutte le domande possibili e immaginabili. Io do direttamente a lui il microfono, dialogate. Grazie, Livio. Di sottofondo mi sembra che ci sia anche il motivo del dopo di noi, no? Che è voluto questo o ce lo sei trovato lì per caso? No, questo, grazie alla domanda, è fortemente voluto, e anzi direi che la scelta di costruire il personaggio come un ragazzo che viveva con i nonni è stata proprio voluta. E anche qui però non è tanto una cosa fatta a tavolino quanto qualcosa che è venuto anche dall'esperienza diretta, appunto l'esperienza di insegnante, questa volta di cinema. Ho avuto a che fare con dei ragazzi, insomma, con handicap anche fisici gravi, e ho visto, insomma, avevo conosciuto la questa sensazione anche di angoscia a volte, insomma, dei genitori o dei tutori, di chi faceva la funzione genitoriale verso ragazzi con handicap di vario tipo. E quindi questo è stato naturale metterlo, insomma, è uno degli aspetti importanti, insomma, sicuramente. Diciamo trattarebbe, diciamo, fare iniziative che fossero veramente utili. Quindi secondo lei è davvero sentito questo problema nella società o non lo so, l'ha trattato così in questo modo? Ma dunque, il problema comincia a avere un suo spazio, c'è stata una legge sull'autismo eccetera. Quando noi abbiamo iniziato a occuparci di questo problema, occuparci delle storie che stavano intorno,
c'era un detto tra le persone che avevano a che fare con figli, con autismo, eccetera, che era: sapete che a 18 anni si guarisce? Perché cominciavano a sparire tutte le tutele, eccetera. Ora, diciamo, la campana delle associazioni è sempre molto critica, anche dopo che c'è stata la legge sull'autismo, sicuramente qualcosa in più è stato fatto. Quello che ci colpiva in particolare di questa forma, diciamo così, lieve, no? È che era così poco riconoscibile, che ti mettevano un terreno, una terra di mezzo, per cui non eri abbastanza neurodiverso da essere preso in carico e non eri abbastanza neurotipico da non avere poi le difficoltà nell'inserimento nel lavoro, eccetera. Quindi una terra di mezzo, devo dire che anche qui ha contato l'incontro, più che una volontà precisa di fare qualcosa sull'argomento, è stato il conoscere le persone, vedere le situazioni, che ci ha fatto venire voglia di raccontarlo. Insomma, non è tanto programmato, ecco, noi abbiamo avuto un rapporto continuo e proficuo con le associazioni che si occupano di autismo a Roma, a livello nazionale, in Toscana, eccetera, però sempre non tanto programmaticamente per dire qualcosa, quanto per raccontare delle storie vere, da cui poi viene la possibilità di utilizzare anche il film come film su questo argomento. Quindi siamo partiti più da delle emozioni che abbiamo sentito, da delle storie vere, e in questo ci sta appunto poi il dopo di noi, e ci sta anche il fatto che è un problema poco sentito. Io penso che un film debba convogliare delle emozioni e dei pensieri su un certo argomento, più che spiegare o dimostrare. Poi ovviamente c'è il cinema documentario, l'inchiesta, che può essere più preciso e più informativo, insomma. Però vedo, ecco, che è stato soprattutto nelle scuole, poi anche a livello di quando è uscito il film, ha suscitato dei dibattiti, delle trasmissioni, delle cose mirate sull'argomento, quindi di questo sono contento. C'ha questa utilità, però se devo dire proprio la verità, è un film che parte, è più un film che parla di una persona neurotipica e di quello che guadagna in senso morale e sentimentale, quindi economico, nell'avere a che fare una persona non neurotipica. Ecco, il vero centro da parte nostra è quello. Grazie. Volevo esprimere prima di tutto alcune impressioni, ecco. Difficilmente mi capita di trovare una corrispondenza tra titolo di un film, contenuti, forma, eccetera. È forse la prima volta che trovo questa grossa corrispondenza, perché veramente lì c'è un equilibrio, veramente quanto basta di tutto, dal punto di vista formale, persino, diciamo, il tributo che a volte bisogna pagare comunque attraverso delle scene di sesso. Non l'ho percepita assolutamente questo tributo, anche lì questo tributo che si è dovuto pagare nel film l'ho percepito come una scena d'amore, cioè è stato molto 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 bravo il regista e anche per il montaggio, queste cose qua, insomma, anche nel montaggio, una scena che non ha disturbato, non ha, anzi ha reso perfettamente l'idea di un passaggio e anche di un contrasto rispetto alla scena iniziale, per esempio quando esce dal carcere, e là per esempio si poteva fare di tutto di più, e invece c'è stata una discrezione, cioè insomma, così anche a livello contenutistico ho percepito anche nel presentare quello che comunque al di là del politically correct
e quindi il cambiare il nome alle cose per dire che il male non esiste, quello che rimane comunque un handicap. Qua troppo spesso si fugge di fronte al problema, lo si maschera pensando di cambiare il nome alle cose, e quindi si è passati dal deficiente, all'handicappato, al diversamente abile, diversabile, non si parla di dove è di, non si parla di diversamente normale, però il problema resta ed è quello che veramente si può superare nel momento in cui la società offre quelle possibilità, appunto, non è che diventati maggiorenni e così guarisce. Questo è un modo molto ipocrita, insomma, di affrontare queste cose. E quindi, insomma, voglio esprimere proprio i miei complimenti in tutto, e anche agli attori sono stati sobri nell'essere nel interpretare il loro ruolo, senza eccessi, senza... mi ha lasciato veramente così, e mi ha aiutato anche in questa una cosa che è una proposta poi per il futuro dei corsi di aggiornamento. Un bel po' di anni fa un gruppo di fanatici, amici cinefili, organizzò un corso proprio sul cinema, sul come leggere un film. Fu invitato un regista, fu fatta un po' di storia del cinema, vedemmo La corazzata Potemkin, e da lì è assolutamente non ha niente a che vedere con La corazzata Potemkin di Fantozzi, insomma, Ombre rosse, e lì imparammo anche a leggere un film, La panoramica schiaffa di Ombre rosse, Controcampo, Piano americano, Primo piano. Penso che per noi che nella scuola magari andiamo anche a proporre dei cineforum, cioè un corso del genere ci farebbe bene, ci aiuterebbe a leggere meglio certe cose. Quindi effettivamente mi sento solo di esprimere i miei complimenti, la mia ammirazione, e un bravo, bravo per veramente aver reso uno dei film che veramente mi ha lasciato qualcosa. Grazie. Davvero sentito questo problema nella società, o non lo so, l'ha trattato così in questo modo? Ma dunque, il problema comincia a avere un suo spazio, c'è stata una legge sull'autismo, eccetera. Quando noi abbiamo iniziato a occuparci di questo problema, occuparci delle storie che stavano intorno, c'era un detto tra le persone che avevano a che fare con figli, con autismo, eccetera, che era, sapete chi a 18 anni si guarisce? Perché cominciavano a sparire tutte le tutele, eccetera. Ora, diciamo, la campana delle associazioni è sempre molto critica, anche dopo che c'è stata la legge sull'autismo, sicuramente qualcosa in più è stato fatto. Quello che ci colpiva in particolare di questa forma, diciamo così, lieve, no? È che era così poco riconoscibile, che ti mettevano un terreno, una terra di mezzo, per cui non eri abbastanza neurodiverso da essere preso in carico, e non eri abbastanza neurotipico da non avere poi le difficoltà nell'inserimento nel lavoro, eccetera. Quindi una terra di mezzo, devo dire, anche qui ha contato l'incontro, più che una volontà precisa di fare qualcosa sull'argomento, è stato il conoscere le persone, vedere le situazioni, che ci ha fatto venire voglia di raccontarlo. Cioè, non è tanto programmato, ecco, noi abbiamo avuto un rapporto continuo e proficuo con le associazioni che si occupano di autismo a Roma, a livello nazionale, in Toscana, eccetera, però sempre non tanto programmaticamente per dire qualcosa, quanto per raccontare delle storie vere, da cui poi viene la possibilità di utilizzare anche il film come film su questo argomento. Quindi siamo partiti più da delle emozioni che abbiamo sentito, da delle storie vere, e in questo ci sta appunto poi il dopo di noi, e ci sta anche il fatto che è un problema poco sentito. Io penso che un film debba
convogliare delle emozioni e dei pensieri su un certo argomento, più che spiegare o dimostrare. Poi ovviamente c'è c'è il cinema documentario, l'inchiesta, che può essere più preciso e più informativo, insomma. Però vedo, ecco, che è stato, cioè, soprattutto nelle scuole, poi anche a livello di quando è uscito il film, ha suscitato dei dibattiti, delle trasmissioni, delle cose proprio mirate sull'argomento, quindi di questo sono contento. C'ha questa utilità, però se devo dire proprio la verità, è un film che parte, è più un film che parla di una persona neurotipica e di quello che guadagna in senso morale e sentimentale, quindi non nell'avere a che fare una persona non neurotipica. Ecco, il vero centro da parte nostra è quello. Grazie. Volevo esprimere prima di tutto alcune impressioni, ecco. Difficilmente mi capita di trovare una corrispondenza tra titolo di un film, contenuti, forma, eccetera. È forse la prima volta che trovo questa grossa corrispondenza, perché veramente lì c'è un equilibrio, veramente quanto basta di tutto, dal punto di vista formale, persino, diciamo, il tributo che a volte bisogna pagare comunque attraverso delle scene di sesso, non l'ho percepita assolutamente questo tributo, anche lì questo tributo che si è dovuto pagare nel film l'ho percepito come una scena d'amore, cioè è stato molto 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 bravo il regista e anche per il montaggio, queste cose qua, insomma, anche nel montaggio, una scena che non ha disturbato, anzi ha reso perfettamente l'idea di un passaggio e anche di un contrasto rispetto alla scena iniziale, per esempio quando esce dal carcere e là per esempio si poteva fare di tutto di più. E invece c'è stata una discrezione, cioè, insomma, così anche a livello contenutistico ho percepito anche nel presentare quello che comunque al di là del politically correct e quindi il cambiare il nome alle cose per dire che il male non esiste, quello che rimane comunque un handicap. Qua troppo spesso si fugge di fronte al problema, lo si maschera pensando di cambiare il nome alle cose e quindi si è passati dal deficiente, dall'handicappato, al diversamente abile, diversabile, mo si parla di dove è di, mo si parla di diversamente normale, però il problema resta ed è quello che veramente si può superare nel momento in cui la società offre quelle possibilità, appunto, non è che diventati maggiorenni, ecco, si guarisce. Questo è un modo molto ipocrita, insomma, di affrontare queste cose. E quindi, insomma, voglio esprimere proprio i miei complimenti in tutto, e anche agli attori sono stati sobri nel interpretare il loro ruolo, senza eccessi, senza... mi ha lasciato veramente così e mi ha aiutato anche in questa una cosa che è una proposta poi per il futuro dei corsi di aggiornamento. Un bel po' di anni fa un gruppo di fanatici, amici cinefili organizzò un corso proprio sul cinema, sul come leggere un film. Fui invitato un regista, fu fatta un po' di storia del cinema, vedemmo La corazzata Potemkin e da lì è assolutamente non ha niente a che vedere con La corazzata Potemkin di Fantozzi, insomma, Ombre rosse, e lì imparammo anche a leggere un film, La panoramica schiaffa di Ombre rosse, Controcampo, Piano americano, Primo piano. Penso che per noi che nella scuola magari andiamo anche a proporre
dei cineforme, cioè un corso del genere ci farebbe bene, ci aiuterebbe a leggere meglio certe cose. Quindi effettivamente mi sento solo di esprimere i miei complimenti, la mia ammirazione e un bravo, bravo per veramente aver reso uno dei film che veramente mi ha lasciato qualcosa. Grazie. L'idea originaria era un cuoco che assomigliasse un po' a un libro che mi aveva molto colpito, che era Kitchen Confidential di Anthony Bourdain, che purtroppo è diventato poi un divo da cuoco un po' scapestrato, diventato un divo della comunicazione, e poi si è suicidato poco tempo fa, probabilmente soffriva di depressione, insomma ha avuto una vita molto problematica, però insomma che ha lasciato questo libro importante. Però subito non ci interessava il cuoco, genere e sregolatezza, ma l'incontro tra un cuoco così, uno così, che poi alla fine era uno che soffriva di disturbi psichiatrici, in qualche modo era borderline, con una persona che invece una situazione di disturbo certificato, diciamo ufficiale, doveva essere in qualche modo tutorato da lui. Questa era l'idea di fondo, e quindi poi ci sono stati gli incontri, perché siamo andati a vedere delle situazioni in cui questo avveniva davvero. C'era una situazione a Prato, c'era questa iniziativa che si chiamava Autismo in Cucina, c'erano vari ragazzi con diversi gradi, diciamo, di autismo, da quello quasi non verbale a quello cosiddetto ad alto funzionamento o Asperger, o ora ancora detto in un altro modo, e ci aveva colpito sia l'utilità che aveva la cucina, perché è un momento collettivo di condivisione, e poi soprattutto il gusto, la gratificazione dell'offrire quello che si è cucinato, e ci aveva convinto questo, e ci aveva anche colpito il modo molto diretto, molto affettuoso, molto privo di fronzoli e di pietismi che avevano gli educatori e gli operatori, quelli che lavoravano con loro, coi ragazzi. Anche ci aveva colpito il fatto che andando a distanza di mesi a vederli, a filmarli, poi è venuto fuori un piccolo documentario, però un po' sfortunato, perché poi il progetto è stato interrotto, eccetera. Ci aveva colpito che vedendo a distanza ci avevano abbracciato, insomma ci avevano riconosciuto con grande affetto, e soprattutto a un'educatrice che non vedevano da un bel po' di tempo, avevano espresso un affetto che non era nello standard del loro comportamento presunto, insomma. Quindi questa è stata un po' la partenza. Però c'erano dentro dei temi che io ho sempre avuto nei film, quindi la presenza di una persona diversa, della diversità. Io ho fatto questo esordio su una donna che aveva sindrome bipolare, Emma Sono Io si chiama, con Cecilia Dazzi, Pier Francesco Favino, Marco Giallini ed altri. E questa donna non smetteva di curarsi, e con questa sindrome bipolare cominciava a dire tutto quello che pensava, e avere un comportamento che sconvolgeva questo gruppo di amici. Anche lì era la diversità, l'incontro a persona diversa come risorsa per una ripartenza, per un modo un po' traumaticamente diverso di vedere anche se stessi, eccetera. E un po' in tutta la mia pur non sconfinata filmografia, anche nei corti che ho fatto, e sono numerosi, ho sempre trattato questo, è un tema che mi viene naturale, e poi alla fine torna anche laddove
apparentemente non è tanto evidente. Quindi era questo. Il quanto basta, il film si chiamava Palato Assoluto perché era la qualità del ragazzo, però poi progressivamente più si conosceva il mondo appunto degli autistici, più si conosceva appunto questo mondo dell'interazione tra loro e persone neurotipiche, e più ci sembrava che la cucina fosse più che altro uno sfondo interessante quanto vuoi, perché poi la maggior parte dei ragazzi sembra, da delle statistiche, aspirerebbero a fare il chef. È un lavoro insomma ambitissimo, di modissimo, anche troppo, eccessivamente. E quindi, però il palato assoluto era troppo, prima di tutto non si capiva tanto, e poi era troppo specialistico. E tipo, il quanto basta è più universale, perché è un inno insomma alla misura, è un inno a come dire, a prendersi una responsabilità di dosare un certo intervento, che sia nella vita, nei sentimenti, nella cucina. E ultimamente ero a un festival dove ho incontrato questo Don Pasta, si chiama, uno che fa documentari sulla cucina, e lui diceva che è andato in tante cucine familiari, che poi la famiglia è il regno della cucina, no? non a caso c'è Artusi sempre citato anche nel film. Diceva che a un certo punto tutte queste maestre naturali di cucina, che sono massaie, nonne, signore di vario tipo, a un certo punto si infastidivano quando lui gli chiedeva: ma quanta ce ne va? Lo devi sapere. Quanta ce ne va? E come dice nel film il personaggio di Arturo. Quindi il quanto basta era quello un po' più universale. Quindi no, la cosa strana è stata il rapporto produttori, che erano anche distributori, è stato abbastanza tosto, però insomma siamo amici più di prima, perché ci sono le discussioni eccetera, e il paradosso è che il quanto basta era un titolo un po' allusivo, così gli è piaciuto tantissimo da subito, e chiaramente il distributore deve essere convinto del titolo, che è una delle cose più importanti. Ricollegandomi alla domanda di prima, la scena di sesso, anche lì con discrezione, ti ringrazio di aver detto questo, in realtà l'ho voluta più io che i produttori, nel senso che a un certo punto secondo loro ci si doveva focalizzare esclusivamente sui due personaggi principali, però io volevo che venisse fuori anche questo personaggio femminile, non so se è riuscito come gli altri, ma che venisse fuori perché era la svolta per Arturo. Cioè Arturo non fa tutto questo consapevolmente, ma non lo fa diciamo senza un suo premio, ecco, insomma. Quindi riesce per esempio a superare la sua abitudine di servizio del sesso mercenario, quindi si innamora, no? Quindi per me era importante questa scena, e paradossalmente non è stata assolutamente imposta, anzi ero quasi io che insistevo. Vabbè, ma questi sono i paradossi, a volte ci sono le cose che rispetto all'andamento standard delle cose, così come anche per il film era 92 minuti, era 120 minuti la prima stesura, però si è tagliato di comune accordo, anzi io ho voluto tagliare delle scene anche riuscite, che però toglievano quella continuità della storia principale, che era quella dei due amici, insomma. Grazie alla domanda. Grazie. Solitamente quando una cosa mi piace molto dico grazie all'inizio e non alla fine, perché voglio dare più importanza. Mi ha suscitato tante emozioni e provoca anche una commozione. Fa sorridere, anche fa pensare. Fa pensare quanto è importante che bisogna cogliere, no, l'importanza dell'altro. Anche se sembra povero, non è lui che è povero, ma è il nostro sguardo che è così. E questo mi ha fatto tanto riflettere.
La ringrazio ancora. Volevo sapere se nella sua ispirazione rispetto alla storia, al personaggio, al tema delle fragilità umane, c'è stato qualche richiamo, qualche legame con la tipologia, l'impostazione del film L'Uomo della Pioggia con Dustin Hoffman e Tom Cruise. Ah, Rain Man. Dunque, la mia storia con Rain Man è abbastanza drammatica, nel senso che io molti anni fa scrissi insieme a un mio carissimo amico e poi è diventato sceneggiatore di alcune cose mie, un film che si chiamava Bene per ora, guarda, e che era la storia di un professore che voleva abbandonare l'insegnamento perché era precario, perché, e poi incontrava un ragazzo con oggi si chiamano i PES, bisogna dei giocatori speciali, e era talmente coinvolto da questa amicizia che poi ripensava un po' di cose. Quindi è un film che non si è mai fatto perché il mio amico, che doveva essere il regista, vide Rain Man, uscì Rain Man, quindi pensate quanto tempo fa, e disse no, non si può assolutamente più fare. E si scoraggiò e non fece più il film. Questo per dirti che è un film ben presente. L'ispirazione, io devo dire che non è venuta da quello, è venuta, come ti dicevo, da voler raccontare un personaggio di oggi che aveva le fragilità di oggi, che è il cuoco, no? Il cuoco Arturo, messo a confronto con noi, cioè delle fragilità più strutturali, più oggettive. Quello era, e siamo arrivati piano piano al fatto dell'autismo, dello spettro autistico, diciamo sezione Asperger, appunto dall'esperienza. Quindi non è un'ispirazione iniziale, certamente si è in qualche modo rivisto il film, sicuramente anche l'attore lo ha rivisto, eccetera, e pensiamo che però ci sia una profonda diversità, insomma, tra i due. È chiaro che il tema dell'incontro che ti fa crescere c'è, insomma, no? Però è il tema di base di tutti i bad movies e di tutte le commedie con una parte, diciamo, psicologica un po' più profonda, che vanno al di là della parte comica, ma c'hanno anche la parte drammatica. Quindi è stato più che altro una cosa che ci ha aiutato a riflettere, rivedere Rain Man, a riflettere su come doveva essere interpretato un personaggio con autismo. E secondo me ha vinto proprio l'osservazione dal vivo. Se vedete, c'ha qualcosa ovviamente, però Dustin Hoffman ha fatto un lavoro lì, ha fatto una summa di vari comportamenti dello spettro autistico, quindi anche gli esperti ci dissero: guarda che non è tanto riportabile a una realtà proprio tangibile quanto è un po' una somma. Penso che, senza voler fare confronti, Luigi abbia fatto un lavoro forse ancora più realistico, non voglio dire migliore, perché lì siamo un gigante, poi ha un'altra età, è anche molto diverso il tipo di spettro autistico lì, no? Perché è quasi non verbale, no? Il personaggio dell'Uomo della Pioggia è quasi non verbale, qui è molto diverso. Però direi che Luigi ha fatto più che una summa, ha fatto invece un'osservazione dal vivo, dalle realtà. Ha avuto proprio delle persone che ha seguito, e uno di loro, Marco, ha detto: sono orgoglioso di aver ispirato questo film. Poi, tra l'altro, il personaggio principale è diventato preponderante il personaggio di Guido con il tempo, no? Con la scrittura, perché all'inizio era più presente, era più forte il personaggio di Arturo, piano piano le emozioni, l'attenzione si spostano forse più su Luigi. Penso di aver risposto.
Grazie e basta della, di questo incontro, spero insomma ci sia un po' di passaparola, se ci sono altre occasioni di vederlo col pubblico degli studenti io sono felice, eventualmente posso anche in certe situazioni riuscire a tornare a fare un intervento. E, sono un po' di corsa perché nei giorni passati sono stato parecchio fuori e sempre non il film, allora devo recuperare in vari sensi, familiare, professionale, eccetera. Bene, allora grazie. Una proposta e una promessa. La promessa mi è stata fatta da Francesco, mi manderà una trentina di cartelle che sono schede didattiche sul film. L'abbiamo fatta a prescindere subito quando è uscito il film, poi l'abbiamo arricchita perché in Toscana facciamo questo programma che si chiama Lanterne Magiche, sono una decina di film, un materiale bello ponderoso su cui lavorare, poi è materiale che potete utilizzare anche solo in parte, eccetera. Quindi la mando più che volentieri. L'aspetto, la scheda e la naturalmente glielo ricorderò appena possibile e invece la proposta, rilanciando quello che diceva Francesco e quello che credo vi abbia detto in apertura già Rita, voi conoscete Moby Dick, l'associazione culturale che ci ha dato una mano fortissima ad organizzare questo incontro e soprattutto la proiezione qui presso il Modernissimo. La qualità del cinema bisogna gustarla al cinema. E allora la proposta è: provate a immaginare da qui magari fino alla fine dell'anno scolastico, laddove possibile, anche delle mattinate qui organizzate con Rita Esposito che avete incontrato prima, che si è messa a disposizione. Chi di voi vorrà, io vi fornirò il contatto di Rita e vi organizzerete per quanto vi riesce, va bene? In modo da poter vedere al cinema questo film che io credo meriti, l'avete detto anche voi, lo ribadisco io, e ancora grazie a Francesco. È stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. Tre stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Alla patente? Il foglio rosa. Sono ragazzi con sindrome di Asperger. Ditemi gli ingredienti che ho usato. Il pollo è una zuppa di pesce. A me il pesce fa cagare. Di la verità, sei anche tu ai servizi sociali. No, guarda che qui l'unico criminale sei tu. Marione mi garantisce che sei uno a posto. Si tratta di un lavoro a tempo determinato. Determinato quanto? I ristoranti si aprono e si chiudono. Io voglio andare al concorso! Ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15:30, d'accordo? Ma partiamo chi? Un viaggio che se n'è andata, un ritorno che se n'è vita o solo scendo. Se vinco lo stage, mi pagano, mi compro la macchina e trovo una fidanzata. Ah, è automatico. Vinci lo stage e vinci anche la fidanzata. Sì. Papà, ti presento Guido. Piacere. Però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei... Asperger. No, lui pensava che ero scemo. Secondo te le piaccio? A parte che ti vesti di merda, sei un bel ragazzetto. Non t'ho sentito! Full power, full power, full power! Indietro andare, partire per ricominciare. Che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora
c'è da fare. Traffica in aumento. Una macchina sola, con calma. Traffica in aumento, sì. Arturo. Ah, Guido, e basta. Ecco quanto basta, basta così.